Belli tempi in cui si poteva impressionare qualcuno soltanto leggendo un argomento, studiandolo e ripeterlo. Adesso quella tecnologia non è più così. Ciò che abbiamo bisogno è un telefono, e andare in rete e cercare qualsiasi cosa cui abbiamo interesse. Per cui non mi soffermerò troppo sulla storia che c'è dietro questa importante festa. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale. Prima di iniziare vi chiedo di lasciare un mi piace al video qualora lo trovaste interessante. I like, i mi piace che chiedo, servono al canale stesso per aiutarlo a crescere, perché l'algoritmo di Google promuove i video con più like e più commenti. Ecco perché ogni video vi ricordo di lasciare il mi piace, perché è veramente utile per la crescita di questo canale. E grazie mille per tutti i like che mi lasciate ogni volta. Vediamo quindi come si festeggia questa festa di Halloween in Nord America, specificatamente in Canada, dove sono io, e come è venuta qui e le origini di questa festa. Premetto che io non ne sapevo molto a riguardo, per cui mi sono andato ad informare ed ho scritto qualche appunto. È una festa remota, di origine celtica, molto probabilmente, anche se qualche studioso dice possa essere di origine romana, ma è una festa molto vecchia, più di 2000 anni, per cui tracciare esattamente le origini credo sia molto difficile. La parola Halloween nasce dalla variante scozzese All Hallows Eve, che viene tradotto su Wikipedia come Tutti i Santi, ma in realtà la parola Eve è vigilia, per cui non so per quale motivo ci sia questa traduzione. E se voi lo sapete, scrivetelo sotto nei commenti, mi farebbe piacere saperlo. Contrariamente a quanto spesso si crede, questa festa non ha origini nordamericane, ma è stata portata qui dalla immigrazione di massa dei paesi come Scozia e Irlanda. Nelle loro origini tradizionali utilizzavano delle rape, ma quando sono arrivate qui, vista la disponibilità e la facilità di reperire zucche e anche la facilità con cui si possono lavorare ed intagliare, hanno preferito utilizzarle. Ed ecco quindi che la zucca mette piede in questa festa e ne diventa, diciamo, l'immagine, se vogliamo. Vediamo ora come questa festa viene festeggiata e come viene vissuta qui in Canada. Dunque, è un vissuta come un momento di grande gioia. Ci sono feste, ci si maschera a scuola, anche sul posto di lavoro. C'è gente in giro che va vestita nelle maniere più impensabili, ecco. E per cui c'è un momento di partecipazione che coinvolge la popolazione dal più piccolo al più grande. È una festa difficile da non notare perché specialmente in una città come Toronto, dove risiedo attualmente, è una città vivace, quindi tutti partecipano a questi eventi che ci sono per la città e le case vengono addobbate con scheletri, ragni, zucche giganti, illuminazioni, per cui lo si nota, ecco, lo si nota e lo si percepisce anche sui mezzi pubblici, gente che si traveste, addirittura gli autisti, sul posto di lavoro, a scuola. È una festa cui partecipa tutta la società. Quando arrivai qui e andai a scuola, vi partecipai anch'io. Facemmo una festa addirittura e tutta la scuola con i professori partecipò e ci mascherammo. Fu sicuramente una bella esperienza e un bel momento da ricordare nella mia vita. Quindi è senz'altro un momento di gioia e di felicità che vive la città intera. E la festa termina solitamente con un travestimento di tutti, soprattutto i bambini però, che amano andare alle case a bussare le porte e dire la famosa frase trick or treat, dolcetto o scherzetto. So che ultimamente, negli ultimi anni, è arrivata anche in Italia, per cui pensate a come poi le cose funzionano. È arrivata qui, dall'Europa ed è tornata all'Europa secoli dopo. E questo è un po', diciamo, il filo conduttore di questa festa e del mondo per come lo viviamo oggi sicuramente. E fin quando una festa dà positività ed energia, credo che non ci sia nulla di male. L'importante è ricordare che poi noi abbiamo le nostre feste e vanno preservate anche quelle.
per avere, diciamo, un anno con più feste possibili, perché, diciamolo, bisogna ridere, bisogna festeggiare ogni qualvolta si può. Almeno questa è la mia filosofia. Ragazzi, a me sembra di aver detto tutto quello che avevo da dirvi. Spero questo video vi sia piaciuto e sia stato di vostro gradimento. Scrivetemi la vostra esperienza, le vostre domande, le vostre perplessità, qualsiasi cosa vi viene in mente. Vi invito a lasciare un mi piace al video e ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Vi auguro una buona domenica e un buon inizio di settimana a tutti. Ciao ciao!